fait-il noir la nuit, monsieur Vicky? Peut-être qu'autrefois l'univers avait encore votre âge. Et que le ciel resplendissait de lumière. Et puis que le monde a vieilli. Il s'éloigne. Et quand je regarde le ciel entre les étoiles, je ne peux donc voir que ce qui a disparu. L'oblio dello sterminio è parte dello sterminio, una frase che pronuncia Jean-Luc Godard, probabilmente una citazione, nel primo capitolo di Histoire du cinéma che vedrete integralmente a febbraio a fuori orario. Ma la notte che presentiamo è realizzata soprattutto intorno ai film di tre grandi cineasti, da una parte Yervan Chanikian e Angela Ricciolucchi, dall'altra Chantal Ackerman. È un po' una notte a specchio perché i due film che presentiamo di Chanikian e Ricciolucchi sono una testimonianza unica e importantissima sullo sterminio armeno del 1915 in Turchia, di cui il padre di Yervan Chanikian, Rafael, è uno dei pochi sopravvissuti e l'unico sopravvissuto ai tempi delle riprese di questi due film. Il film di Chantal Ackerman è un film dedicato a sua madre, filma gli ultimi giorni della vita della madre, che è una sopravvissuta a sua volta a un campo di sterminio ad Auschwitz. Un'esperienza che ha segnato profondamente direi il cinema e la vita di Chantal Ackerman. La madre non ha mai voluto parlare troppo di questa terribile esperienza che aveva vissuto, ma il tema ebraico è al centro dell'opera di Chantal Ackerman, che tra l'altro avrebbe voluto realizzare dei film che poi non ha fatto, tratti da Singer, e ha realizzato a New York dialoghi americani che sono dei dialoghi con degli emigrati ebrei a New York. Il
Histoire du cinéma. Histoire du cinéma. Actualité de l'histoire. Histoire des actualités. La bête est en moi-même. Histoire du cinéma. Avec des S. Avec des S. DSS. 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 Wenn dieses deutsche Volk und in diese Stunde verlässt, dann soll uns das Himmelbürg, wir werden den Weg gehen, der nötig ist. Sa jeunesse prisonnière, ses petits enfants qui meurent, elle s'apprête pour la vengeance sous ses drapeaux déchirés. Ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. 39, 40, 41. Trahison de la radio, mais le cinéma tient parole. Ce que de Siegfried et Anonymity, au dictateur et à Lubitsch. Les films avaient été faits, n'est-ce pas? Siegfried! 40-41. Même rayé à mort, un simple rectangle de 35 mm sauve l'honneur de tout le réel. Questo film è la testimonianza diretta di uno dei pochissimi sopravvissuti al genocidio del 1915 degli armeni della Turchia orientale. È straordinario che a più di 70 anni, a piedi, da solo, sia tornato a vedere il suo paese perduto. Mio padre non ha mai parlato del massacro, non ne ha mai voluto parlare. Era da sempre impegnato a scrivere in lingua armena del suo paese Khodorchur, distrutto, sugli abitanti scomparsi, sulla famiglia dispersa, sugli anni trascorsi nel Kurdistan, in esilio, come diceva lui. Talvolta ho ascoltato di nascosto i suoi nastri. Conosco invece da sempre le foto del suo paese, appese nella sua camera da letto. Da tempo avevo perso la speranza di poterlo riprendere, mentre incideva, scriveva, rileggeva il suo manoscritto. 1986. Improvvisamente decideva di leggermi un testo in italiano, in una traduzione approssimativa dall'armeno, del suo diario del viaggio del 1976 a Khodorchur. L'ho sempre visto camminare. Da piccolo lo accompagnavo in montagna. Si partiva all'alba e si tornava quando era buio. Mio padre amava camminare in campagna, amava camminare in compagnia della gente per ore. Ormai anziano, si scriveva a maratone con moltitudini di partecipanti, anche in luoghi lontani. Le portava quasi sempre a termine, al limite delle sue energie, giungendo al traguardo di notte. Solo più tardi ho collegato la sua passione con il ricordo della deportazione, delle marce forzate, dell'eliminazione fisica dei componenti, massacrati dalla fatica, dalla fame, dalla sete, dalle folle inferocite, armate di asce e bastoni, che 10.000 abitanti di Khodorchur incontravano, percorrendo la Turchia da nord a sud, fino a morire in Siria, durante un cammino di più di 6 mesi, nell'anno 1915. Camminando, Rafael celebrava la propria sopravvivenza rendendo un silenzioso omaggio a coloro che non ce l'avevano fatta, quasi tutti. Negli anni Ottanta utilizzava un registratore per raccontare a me
e ad Angela le favole medievali armene scritte in questa lingua, ma composte di frequente da parole persiane, turche, curde e altre lingue transcaucasiche. Mio padre mi ripeteva che scriveva senza aggettivi, un diario senza aggettivi, da sopravvissuto al genocidio armeno. Io ricordo 1997, film di 14 minuti. Sono nato in Turchia nel 1906, ai tempi del sultano Abdul Hamid, in un paese d'alta montagna, di nome Khodorchur, tra boschi, prati e sassi. È l'inizio delle memorie di mio padre, Rafael Janikian. Nel 1988 a Venezia, traducendo dall'armeno, legge un brano che registriamo. Egli è sopravvissuto al genocidio degli armeni del 1915 nella Turchia orientale. Nella deportazione l'intera famiglia è stata sterminata. Dal 1915 al 1919 è in un piccolo villaggio del Kurdistan turco, Boyuk Bar. Rafael è il piccolo servo, lo schiavo cristiano della comunità curda. È divenuto musulmano, viene circonciso, acquisisce il nome islamico di Abdullah, dimentica del tutto la lingua paterna. In seguito Rafael Abdullah viene ritrovato e ricomprato da una missione umanitaria in cerca di orfani sfuggiti al massacro. Traghettando il fiume Eufrate giunge ad Urfa e ad Istanbul, quindi a Venezia, nel 1922, dove impara di nuovo la lingua armena. 1926, da un taccuino di Rafael Janikian in armeno. Audacia, sempre audacia, ancora audacia. 50 anni dopo questa data, ritorna a piedi in pellegrinaggio a Khodorchur, ripercorrendo i suoi luoghi della memoria, prima del genocidio armeno. Tutti i giorni morivano a centinaia. E cosa è successo? Anche nella nostra famiglia morì prima le sorelle del papà e poi morì il Isacco, poi morì Chiropè, erano i cognati del papà, e poi morì la sposina di Aristagès, che aveva solamente 16 anni. Morì purtroppo anche il papà. Ci trovavamo molto male. E poi morirono i due bambini del papà di 2 anni, di 1 anno e mezzo. E morì anche la matrigna. Morì il nostro prete Zaccaria con suo figlio di 12 anni. Sono un pellegrino alla ricerca della sua patria perduta, dopo 70 anni di assenza. Sono nato in Turchia nell'epoca dell'Impero Ottomano, nell'anno 1906, in un paese di alta montagna.